Oh, oggi giochiamo a Street Fighter 89, ovvero Final Fight. Il primo episodio di questa miniserie sui beat'em up Capcom. Prima di giugno la dobbiamo finire, se avete piacere, perché dopo giugno ci sarà un format superiore, secondo me, e spero che vi diverta. E niente, cominciamo con Final Fight, che è il più classico. Questa è la presentazione, se avete letto la storia. Chiamano Mike Haggard, il sindaco di Metro City. Hanno rapito Jessica. Ed eccoci qua, ecco anche Guy e Cody. La banda del Mad Gear deve pagarla, ok, let's go. Oh, ecco, già ho sbagliato, quindi qua non si usano i comandi, ma no, prendiamo subito start, io prendo sempre Guy. Ecco, Final Fight. Che dire, dopo l'avvento di picche 2 a scorrimento tipo Double Dragon, o Double Dragon, scusate, Nishitani ha preferito, non so, anziché proseguire con un percorso di picchiaduro classico, fare proprio un picchiaduro a scorrimento, però molto più superiore a Double Dragon, anche perché con questa scheda della Capcom possiamo avere degli sprite, che sono appunto le figure dei personaggi, molto più dettagliati rispetto ai precedenti picchiaduro usciti in quegli anni, o comunque poco prima, negli anni appena prima. Ecco. Comunque, belli sprite, però questa è una cosa mia personale, i personaggi non sono, i protagonisti non sono resi benissimo, hanno ste facce un po' strane, però i nemici e tutto il resto sono molto belli invece. Anche nei seguiti, i seguiti sono tutti e due per Super NES, ma non hanno gli stessi colori, magari la stessa palette del primo. Infatti il primo secondo me rimane forse il migliore, non so. Vediamo alcuni personaggi ispirati a Rock di quei tempi, perché nello studio, diceva Nishitani, c'era un'appassionata di rock. Infatti molti personaggi tra nomi e estetiche sono ispirati a rock di quel tempo, non questi chiaramente, questi sono dei punk qualsiasi. Comunque molto belli, molto ombreggiature molto belle per quel tempo. Ok. Tra i personaggi selezionabili, poi li vediamo nell'art laterale. Oh, il pollo che recupera sempre. Ah, non è un pollo, è il cosciotto che recupera massimo della vita. Abbiamo Haggard, che è il sindaco, nonché padre di Jessica, che è stata rapita. Cody, il biondino, fidanzato di Jessica. E Guy, quello che sto usando io, che è un amico dell'amico, quindi proprio non c'entra niente. Poi è un ninja, sapete solo che è un ninja, non si sa, con le sneaker. Della tecnica del Bushin Ryu, questa perché me la ricordo da. Poi Guy apparirà anche nel terzo capitolo. E su quello lì per PS2, Streetwise, mi pare. Come. Non so se è giocabile, vabbè. Comunque la forza di parlare sono scarsissimo. Se no questa si faceva easy. Ecco, perché non bisogna lasciarsi fregare con. Esatto, premendo il tasto e l'attacco insieme si fa l'attacco Mega Crash, chiamato in tutti i giochi di 2D, che consuma un po' di vita ma ti libera dai baluardi intorno. Quindi sì, inizialmente era chiamato Street Fighter 89 perché volevano appunto una connessione con il primo Street Fighter, che non abbiamo visto, ma vedremo presto purtroppo, perché sì. Ecco, vediamo Roxy che si
ispirato appunto al look di una volta, di vari gruppi di quel tempo, ecco, Damned, chiamato Thrasher in alcune versioni perché Damned non stava bene, comunque sconfitto, siamo qua. Soundtrack carine, tipo non, queste non me ne sono rimaste impresse sinceramente, se non in un livello più avanti, o comunque è un classico. E questo che stiamo sentendo è proprio il tema più ridondante secondo me. Vabbè, c'è pure la katana, non mi ero scordato. Poi ci ho giocato l'altra volta per fare la prova, vediamo Poison appunto, citazione. Questo mi sta sulle scatole. Ecco, qua abbiamo Andre the Giant, Andore, chiamato, perché dovrebbe essere un misspelling di Andre the Giant, però ho appena visto un documentario che diceva che non era vero, è un falso mito quello che dice che è ispirato ad Andre the Giant, cioè penso che come estetica sicuramente, però c'aveva un amico Nishitani che era Andore, boh. Però mi pare molto simile ad Andre the Giant, quindi non lo so quanto questa storia sia vera. Magari il nome dell'amico era vero, ma... Comunque abbiamo uno spettatore, lo saluto, se ti fossi connesso poco fa, stiamo giocando a Final Fight in una miniserie dove coveriamo il picchiaduro della Capcom, contenuti in questo bundle per PS4, poi comunque a giugno ci sarà, possiamo coprire altri picchiaduro non nella collection grazie al MAME, ma già ho detto troppo, quindi a giugno ci sarà una serie dedicata a tutto questo tipo di giochi, abbiamo tutti quelli che vogliamo e durerà tutta l'estate, se ecco. Uno dei continui più strani, poi ce ne sono anche di peggio in altri giochi. Oh, quindi già avrei speso 50 cent fino a qui. Sì, si può fare di meglio sicuramente. Poi lo sprite di Roxy e Poison, quelle ragazze che appena avete visto, sono stati cambiati in alcune versioni perché troppo osé, oppure sono stati addirittura sostituiti da maschi proprio, perché sembrava non essere giusto picchiare le ragazze. Certo, non è giusto picchiare nessuno, però nello specifico le ragazze, quindi avevano deciso di cambiare, però noi siamo per la parità e picchiamo tutti, giustamente, quindi va bene così. Il gioco, questa versione pare senza censura, quindi va benissimo. Cioè, non ho detto niente di strano, giustamente io preferisco che il gioco sia non censurato per motivi non senso. Ovviamente la violenza non va bene in entrambi i casi, è chiaro. Però questo non devo dirlo, ma magari sì, è un videogame e dobbiamo picchiare i cattivi, basta. Perché hanno rapito la figlia del sindaco. Ok, Andore Junior è andato. Spero mi si senta tutto regolare, ditemi se c'è qualcosa nell'audio che non fa chi è online. Dai dai, oh, stiamo andando a cannone sto pezzo. Axl Rose, praticamente. Dicevo, no, che alcuni personaggi, guardate i nomi, sono ispirati, come ho già detto 10.000 volte, a rock degli anni di quel tempo, insomma inizi anni 80, fine, inizio 90 magari. Ecco. Madonna, il gado quanto mi dà fastidio. Questi coltellacci. Adesso più la katana. La katana è abbastanza OP, lo faccio così. Se vi avvicinate e vi fate male sarà solo colpa vostra. Poi il gado, attenzione. C-
Diamo un bananino prima che scada il tempo, non si può. Sempre la Subway, siamo chi è il boss della Subway? Non mi ricordo. Calcio volante che non stanca mai. Poi ci sarebbe un trucco per colpirli e stannarli, però non mi riesce. Su Street of Rage non mi riesce qua di me. Comunque in ogni caso, anche se non si chiama più Street Fighter 89, è comunque connesso al mondo di Street Fighter perché l'universo è lo stesso e possiamo vedere anche nei capitoli successivi di Street Fighter la presenza appunto di Cody, Guy, insomma tutti i protagonisti, Poison poi anche che è diventata parecchio popolare, forse per il suo sex appeal. Però vedete, comunque lo sprite di Cody a me non convince troppo, non sembra come nel concept qui a fianco. Ecco, qua c'è una. Ah, è Sodom, grande, anche lui, poi dopo appartenente all'universo di Street Fighter, gli rubo una spada, però niente, se l'è ripresa. Niente, non faccio in tempo. Soffia, soffia. Da piccolo pensavo soffiasse per spegnere le cose, invece no. Sì, poi adesso mi ci fai pensare, tutti i personaggi di Final Fight, come tra cui Sodom, sono stati inseriti su Street Fighter Alpha la prima volta, sulla serie Alpha. Lo tengo a distanza, niente, tanto lui fa lo scattino. Quasi che però. Se lo becco col giusto tempismo non dovrebbe riuscire a fare nulla, ok, a posto. Quindi adesso dove andiamo? Ah, bello. Questo è infatti lo stesso stage, cioè no, lo stesso stage, lo stesso concept di bonus di Street Fighter. Oh, perché qua colpisce super veloce? Ho beccato un punto dove lo sprite più. Andiamo un po'. Lo spacchiamo un po' anche di qua. Perché? Già? Ah, è finita così. Pensavo esplodesse. Mi sto confondendo con altri 1000 bonus stage uguali. Ecco, Oh my God! questa è la versione non censurata. Se uno diceva Oh my karma, Oh my god, va benissimo. Perché uno non dovrebbe imprecare il Signore e Dio? Mica succede niente. Allora. Ok, questo tipo Brad, lo sprite di Brad, lo faccio vedere, quello di grigio, mi ricorda, non so, in una certa posizione mi ricorda Giovanni di Aldo Giovanni Giacomo, non so, che sembra l'ombreggiatura, sembra che c'hai i baffetti. Però quando sta in piedi no, solo quando va. Eccolo, Andorre, questo è Andorre vero, quello rosa è quello vero, perché non è Junior. Tanto io riempio di tubi in faccia a tutti. Comunque questa è una cosa che ripeterò sempre in queste rubriche, che a me gli sprite, cioè sono sprite bellissimi, questa è la Capcom, già girava appunto su una scheda più avanzata, infatti anche le ombreggiature, lo stile, molto bello, molto colorato, che ripeto, i seguiti, l'1 e il 2 non hanno sto livello di palette secondo me, appunto essendo usciti su console, anche se era Super Nintendo, che era il più colorato, no? Rispetto, che ne so, a un Mega Drive. L'uno arcade rimane secondo me il migliore graficamente. Un pollo, attenzione. E il Gado, lo sprite che mi sta più sulle scatole. Cerchiamo di farlo fuori, che lui fa questi attacchi aerei. Ecco, pure ti accoltella. Eccolo. Un altro spettatore incredibile. Se ti sei connesso stiamo facendo una retrospettiva sui picchiaduro Capcom, cominciando appunto, come puoi ben vedere, dal buon Final Fight.
Non ho la chat sotto mano perché tanto non scrive di solito mai nessuno, però dovrei cominciare a vederla. Se vuoi scrivere qualcosa, fammi sapere chi sei, se ti conosco, altrimenti buona visione. Comunque, vedete, gli sprite dello sfondo sono monocromatici, ad esempio tutto il bar è verde, ma ci può stare. E anche i passanti sono un po' meno saturi, ma ci sta, proprio per staccare dagli sprite in primo piano. Vabbè, arancione su verde direi che si vede bene. Spacco una porta con una katanata. Ah, qua mi ghermivano, vero? Spoiler. Op. Questa è una cutscene. È scrittato, ok. Oh no, dove mi hanno votato con due Andore, G Andore e l'altro è F Andore, quindi sono tutti fratelli. Però qua mi ricordo che ho trovato una gabola. Ecco, ovvero questa. Li dovrei tenere a bada bene così. Vabbè che ho crediti infiniti, però mi piace giocare sempre al massimo della prestazione, nonostante sto anche spiegando cosa sto facendo. Perfetto, quindi è una boss fight, no, quasi no damage. No, me l'hanno strozzato prima. Ok, si torna qua. E qua c'è il boss che è il poliziotto Ed. Già, vabbè, non spoilerò per chi magari non c'ha da giocare. Questi Halley di notte mi piacciono molto. Eccoli lì. Inerboruti. Non voglio dire ciccioni perché sta male. Comunque, vedete, quando colpisco Poison gli si alza la maglietta, quindi rivelando un po' del seno, ma non ci interessa. Questa è la versione non censurata. Se no, la maglietta sarebbe stata più lunga, ma modificando lo sprite in un modo non bellissimo, secondo me. Ho guadagnato una vita extra, ho sentito dal rumore. Calci rotanti. Qua ci starebbe la canzone I 400 calci. Eccolo, Eddie è un poliziotto corrotto secondo la lore del gioco. Perché infatti ho detto cosa c'entra, anch'io sono poliziotto, siamo buoni. Così si può raccogliere lo sputo. Ah no, è la cingomma. So perché mio fratello mi diceva che era lo sputo, invece adesso ho letto che è gum. Questa è un po' la palette dello stage di Balrog, oserei dire no, ma forse no. Però mi ricorda molto il Golden Nuggets. Il Buffalo Casino, com'è che si chiamava? Di Balrog di Street Fighter. Il pugile, se state giocando a un'altra versione. Devo cercare di. Perché il trucco in tutti i giochi bidimensionali, in beat 'em up a scorrimento, è cercare di ingaggiare il nemico cambiando linea lateralmente, però tipo se sono sulla sua stessa linea ovviamente vengo colpito soprattutto a lui che spara. Oh, vedi? Lo ingaggio da così, poi calcio rotante, ah no, è morto, perfetto. Oggi sto parlando un bel po' meglio. Ok, Industrial Area. Beh, siamo già a buon punto, eh. Qua c'era del fuoco, se non sbaglio, da evitare, ma noi lo saltiamo con agilità, essendo un ninja urbano. Oh, ecco, fatto in pareva, perché questo bisognava. Ecco, ho sbagliato, però non importa, noi ce ne fuggiamo così. Anzi, ci ributto io sul fuoco. Qua potevo cadere, no, perché in alcuni punti, in alcuni picchiaduro puoi cadere premendo giù in questi ponti. Io li preferisco quelli. Oh wow. Ma chi manca? Ah, ok, sto colpendo della gente off screen. Oh, questi non vengono colpiti, a me. A me. Faccio un calcio rotante così li mando sul fuoco. No.
Poi anche Andore sarà un personaggio utilizzabile, chiamato Ugo, con l'H davanti, assieme a Poison in Street Fighter 3, no? Che come Poison, come manager, non utilizzabile, però Poison sarà comunque giocabile su Street Fighter 4, una delle versioni, su una delle ultime e anche su Street Fighter 5, infatti mi piace un botto sul 5 lei. Volevo dire un'altra curiosità? Sì, c'è un infamous picchiaduro 3D di Final Fight chiamato Final Fight, come si chiamava? Perché mi sto confondendo con quello di Fatal Fury che è Wild Ambition, invece questo si chiama Final Fight Revenge, mi pare, ma è osceno, cioè, a me non piace per niente, cioè, perché hanno delle mosse finali veramente stupide, tipo uno sale su una macchina, boh, non lo so, non mi piace, però a livello poligonale non era, no, faceva un po' schifino, dai, fatemelo dire, non era granché. Invece Fatal Fury Wild Ambition non era male, secondo me. È giocabile. È commestibile. Non è. Un'attaccata nel sedere. Beh, comunque questo con 5 euro si finisce, adesso ci provo la prossima volta. Non so in che. Mi sa in un posto, in una sala giochi, forse è rimasta qua da noi, ma non so se c'è Final Fight, non mi ricordo. Sono sicuro che c'è Night of the Round, che giocheremo in questa rubrica. Consumato una vita appena guadagnata, tra l'altro. Che però non funzionano mai dei tasti, non so, è settato un po' male. In quella sala giochi lì. Se mi state seguendo e siete della mia zona Senigallia, io consiglierei questa sala giochi a Fano. Sì, a Fano, sì. C'è anche lo Sport Park a Fano, ma non c'hanno roba. C'è Virtua Fighter, c'è roba abbastanza carina. C'è lo sparatutto a scorrimento di Silent Hill. Però quella che dico io a Monsano ci dovrebbe essere qualche cosa 2D, ci sono i Metal Slug, Puzzle Bubble, quelli ci sono tutti, c'è anche Die Hard Arcade in 3D, ma l'hanno tolto sti infami, ma lo vedremo nella rubrica, per fortuna, nella rubrica di giugno, lo sono riuscito a recuperare, a emulare per la precisione. Comunque, quello che ci sta lanciando le granate dall'alto, che sarà il boss appena arriviamo in cima a questo ascensore, eccolo lì sulle scale, è Rolento, è un altro classicone, perché anche lui è un personaggio che poi andrà nell'universo di Street Fighter. Sarà giocabile in che Street Fighter? Sempre nell'alfa, tutti nell'alfa. Poi anche un boss di Final Fight 2, se non sbaglio. Mi pare ci fu nel 2 pure. Poi anche nel 4, assieme a Poison e Andor e a Ugo, volevo dire. Lui lancia le granate nella sua tipica mossa Techno Prisoners. Ah, eh sì, e mi rilancia. È comunque facile, basta far così. Sì, perché parlare e giocare pensavo di riuscirlo a fare, invece qua sto morendo in continuazione. Mi sa che con pochi crediti riuscirei a farlo, ma non so. Perché lui è super veloce, c'ha questo. Via. Via! Vediamo se riesco a finirlo così, no? Fa un'altra un po' di granelle. Ok, no, ancora no, attenzione. Niente, volevo prenderlo al volo. Oh, niente, non lo prendo, eh.
Oh, neanche con l'attacco a 360 gradi. Oh. Poi in teoria ogni... Ecco, si fa auto... si autodistrugge. Ogni personaggio ha il suo moveset. Ah, ok. Black the Grand. C'è tipo Agar che appunto è il wrestler, nonché sindaco, ha delle mosse da wrestling. Ah, io questo... Oh no. No, non mi fa così, te prego. Questo l'ho sempre fatto bene. Ah, ok. Però non l'ho fatto perfect perché alcuni erano stati mangiati dallo schermo. Agar è presente anche in Saturday Night Master. Com'è che si chiamava? Saturday Slam Master. Che è un gioco di wrestling dove c'è un giovane Agar con il codino. Dopo vi voglio dire il nome preciso, infatti. Saturday Night Slam Master, oppure Saturday... Boh, non mi ricordo. Che rabbia non dire un'informazione corretta, però... Se cercate così lo trovate sicuro. Che se non sbaglio il character design di quel gioco di Saturday Night Slam... Era di Tetsuo Hara, il disegnatore di Kenshiro. O era un altro picchiaduro, quello di wrestling. No, mi pare fosse quello. Sempre della Capcom. Poi lo vedremo in una rubrica ancora più avanti. No, che rabbia, perde la katana per le testate di questi qua. Sta soundtrack qui mi piaceva. Comunque alcuni di questi capitoli li volevo fare in compagnia con dei miei amici perché è bello comunque commentare insieme, ricordare, però... Ho voluto cominciare perché voglio finire questa cosa di picchiaduro Capcom entro giugno. Però magari nel prossimo capitolo potrei invitare qualcuno se volete. Se mi state seguendo ditemi che vuole partecipare e ci mettiamo d'accordo. Tanto venite a casa mia e ci mettiamo... Quanto ci vorrà registrare sto video? Pochissimo. Poi per chi non lo sa verrà uploadato su YouTube, lo carico nel solito canale Monpezu, ma potete rivederlo in differita quante volte volete. Punti, katane. Amma. Muramasa. Questo lo teniamo. Ecco, infatti ho fatto bene. Per ricaricarci la vita. In teoria non dovrebbe sparire, non è uno di quelli che sparisce. Però mi dice go. Aspetta, lo prendo, ok. Perché ho paura che andando avanti dopo non... Quindi se io lo ingaggio da una lane differente, posso lanciarlo. Il picchiaduro a scorrimento per eccellenza, però non l'ho disponibile, ma lo vedremo nella rubrica di giugno. È Double Dragon, chiaramente. Se non ci fosse stato quello, nessuno mi sarebbe venuto, no, in mente, però nel senso, visto che ha avuto un sacco di successo, tutti poi dopo hanno voluto fare il proprio picchiaduro a scorrimento, compresa Capcom, chiaramente. Oh, sì, è... Mi
Questa tecnica off-screen a volte funziona, vediamo. Ah, beh, ho fatto il giro, Simons. Let's go. Roxy Poison. Poison è quella con i capelli rosa. Roxy è quella. La sua palette swap, quella arancione. Ok. Qua c'è un sacco di gente. Comunque guarda, è bellissima lo skyline di Metro City di notte, spettacolare. Infatti ho parlato poco dell'estetica, perché sono impegnato a giocare. Vabbè, ho parlato di riferimenti culturali di quel tempo, ma non della palette. Vedete anche questo uso del nero forte in questo continua. Sì, uso sempre Guy, però in game non abbiamo neri fortissimi, queste inchiostrazioni, cioè senza linee tranquillamente, molto chiari, a parte i capelli, questo vicolo, questo è il cesso, vero? Non mi ricordo il cesso. Se vogliamo vedere anche il 2 e il 3, devo cercare di emulare il Super NES, però ci sto lavorando. Adesso per ora ho recuperato il MAME per questa rubrica estiva. Ok. Mi piacerebbe un remake con la grafica tipo di Street of Rage 4 per Final Fight 1. Oppure anche se non fosse anche non disegnato a mano, perché comunque disegnato a mano mi piace, ma i pixel li preferisco sinceramente, perché hanno proprio un loro rendering particolare, cioè c'è proprio. Cioè si. Hanno una. Sì, si ha una percezione diversa, comunque alla fine è anche un gusto. Comunque su altri picchiaduro ho molto più da dire a livello estetico, su questo perché è abbastanza, cioè c'ha dei bei colori, insomma la palette è molto buona, sono degli sfondi eccezionali, tipo anche l'albero di sto stage, cioè sto stage forse è quello che mi piace di più perché mi sta simpatico anche il boss. Vedi che sfuma in questo viola, no? Bellissimo. Anche se lì c'è uno stacco netto che non mi fa impazzire. Oh, c'è quello da dietro che mi sta rompendo. Infatti, questo si giocherebbe che tu li metti tutti da un lato, avanzi fino a farli arrivare da un lato e picchiare. Ecco qua questo tramonto, se non sbaglio. Che il tramonto è viola, l'alba è un altro. Ma poi è l'alba, sai che non lo so. C'ho sto dubbio adesso così. Però se prima era notte sarà. Vabbè, se prima era notte era l'alba allora. No, perché il tramonto è più sul rosso, sinceramente. Quando lo disegno io faccio che l'alba è più violacea, però dipende, non lo so. Vabbè, non ci interessa. Madonna, questi sono quelli che odio di più, gli accoltellatori. Incredibili. No, pensavo l'avessi incastrato. Ok. Vabbè, io ho coltelli infiniti qua. Uno ne prendo.
Poi mi permetto di fare un po' di mosse speciali, perché tanto c'è il polletto che mi ricarica la vita. Basta, dai, andiamo. Sì, il segreto è quando sei per caso circondato, dovresti evitare di essere circondato, ma in caso succede di alternare destra e sinistra. Adesso con il tubo di ferro è un colpo singolo, però anche magari con le botte, con le mani nude, iniziare la combo da un lato e finirla da un altro. Oh, tanto è riuscito a fregarmi, è quello. Eccolo, Abigail. Per la prima volta giocabile su Street Fighter V, infatti è stata una svolta incredibile, un altro personaggio di Final Fight che si aggiunge al roster di Street Fighter. Comunque io preferisco un sacco i personaggi di Final Fight, sono molto più belli, non so, mi piacciono un sacco. Gaiko di Agar, Poison, Ugo, Abigail. Poi chi è che c'è? Rolento, Sodom, fighissimo Sodom, l'abbiamo affrontato prima, no? Ah, lui com'è che si faceva? Ah, il mio record c'è già, Dan 200.000, infatti vediamo se riesco a superare il mio ex record. Lui se lo volessi fare no damage come si fa? Perché mi ricordo comunque c'è una mossa che è incredibile. Ecco, vedi, mi ha preso da distanza siderale. Incredibile. Questa non so, forse da una certa lui perde la carica. No, vedi, è incredibile. Questo mi ricordo, infatti ha dei problemi. Mi dà molti problemi questo boss. Se giocassi a crediti limitati. Ok. Perfetto. Mi ha intercettato. Oh. No, sto a guardare la finestra perché un uccello ha preso un colpo. È morto? No, è un... Perfetto. Round 5. Adesso andiamo all'Uptown. La Bay Area comunque best scenario è. Questi palazzi. Ecco, Nin Nin scritto dietro è perché appunto è Nishitani. Se... No, poi è di un altro produttore, creatore del gioco. Perché anche Nin Nin c'è anche su... è il nickname, no? C'è anche sullo stage di Balrog. Comunque non so quanti spettatori ho, ero rimasto due, dopo non so se altri si sono aggregati o sono andati via, comunque spero vi piaccia, siamo quasi alla fine, agli sgoccioli, alle battute finali del combattimento finale, Final Fight, no? La battaglia finale, la battaglia finale della battaglia finale. Vabbè, poi un altro gioco che voglio far vedere è Ninja Warrior, quanto mi piace. Ninja Warrior Again, però, quello che è per Super NES, quanto era figo. Che hanno fatto una nuova versione, è scaricabile anche per PS4, infatti voglio quella, ma è tutta diversa comunque, perché il gioco era molto più macchinoso, ma macchinoso nel senso buono, c'erano meno robe, ma comunque il remake che hanno fatto è molto figo. C'è anche un due o tre personaggi, no, due personaggi in più da utilizzare.
della Taito, se non sbaglio, Ninja Warrior, non so, mi ricordo. No, mi è venuto in mente, tanto posso di cose anche non esterne a questo videogame, che questo, il primo Ninja Warrior invece era uno dei forse primi giochi che usava due schermi. Infatti non sono riuscito mai a emularlo quando ero più piccolo con mio fratello, perché serviva dei settaggi particolari, comunque serviva un altro monitor, non so, io vedevo solo nello schermo del mio primo computer, vedevo solo il primo dei due monitor, quindi quando uscivo da quello schermo non potevo più giocare praticamente. Un po' come Rastan 3, anche quello utilizzava due schermi, se non sbaglio, che era un sì, che anche quello si discosta molto dal capitolo originale. Se no, altri giochi con più schermi non me ne vengono in mente. Sì, in Giappone io ho giocato a Darius, che era su più schermi, effettivamente. Darius Burst, ma anche un Darius precedente forse aveva gli schermi multipli. Prendiamo l'ascensore. Questa palette mi ricorda un livello di Cadillac and Dinosaurs. Gioco sempre Capcom, ma che non è, secondo me non è apparso in questa collection proprio per i diritti, perché Cadillac e Dinosauri, c'era anche la canzone di Giorgio Vanni, cartone animato, anche trasmesso su Italia 1, no? O Enzo Draghi, no, perché non mi ricordo, no, se, non l'ho visto mai, oh, io appassionato di Cadillac e Dinosaurs, non mi è mai capitato di vedere, la domenica mattina, nonostante guardavo sempre i cartoni, di vederlo, comunque. È un fumetto stile americano, c'è anche il cartone animato, quindi mi sa che è proprio una licenza americana, quindi non è apparso, se no ci starebbe da Dio in questa collection. Infatti chi si lamenta che non c'è deve un attimo calmarsi, perché è questione di diritti. Grande assente Capcom, ma anche Alien vs Predator, anche quello su licenza, fatto da Capcom, bellissimo, dopo lo vedremo. Anche lì bei sprite, personaggi incredibili. Che volevo dire, che si rifà molto all'estetica del film, però comunque essendo dei DA su Alien non si poteva mettere in una collection. Non so i diritti di Alien chi ce li ha, insomma, là. Quindi ci sono solo in questa collection giochi puramente originali, non su licenza di Capcom. Poi dopo, cos'è, la Konami ha fatto picchiaduro su licenza delle Turtles, che vedremo. Era la Konami, sì, se non sbaglio, anche degli X-Men, se non sbaglio. Quello lì era della, anche quello era multischermo, non ci fai pensare, quello degli X-Men, che si poteva giocare fino in 6, appunto, nel cabinato, se riuscivi a trovare il cabinato quello più grande di tutti. Quanto mi piace l'ombrello lì dietro, com'era quell'ombra così. Qua siamo tipo su un rooftop da super ricconi, tipo siamo proprio in cima a sto palazzo con piscine enormi, sembrerebbe. Ah, non ho parlato di Parallasse, adesso guarda, quando avanziamo vi faccio vedere. Esatto, le palme sono staccate dallo sfondo, cioè sono, quanti parallassi abbiamo? Due, perché io avrei fatto che si muovessero pure un terzo parallasse sui palazzi dietro, avrebbe reso in modo più efficace lo spostamento. E di solito, perché non è una cosa scontata, dipende dalla tecnologia del cabinato, però uno poteva benissimo mettere uno sfondo predefinito con le palme fisse, che sono tutti appiccicati con lo sfondo, invece vedete? Dietro c'è proprio un altro sfondo, e questo dà un senso maggiore di tridimensionalità.
Era questo l'escamotage che utilizzava. Poi più parallassi usavi, meglio era. Per esempio, molti picchiaduro un po' arretrati non ce l'hanno, cioè hanno sto scenario fisso fatto con i pixel e questi pupetti che lottano e ci lottano sopra. Mentre se ne fai di più, viene più carino. Hollywood, questi qui che c'hanno. O comunque, ridendo e scherzando, siamo arrivati alla fine. Io penso che è durato 2 secondi, perché a spiegare le cose ci vuole, insomma. Ah no, pensavo lo dovessi spaccare. Ecco, questa è una cosa che mi piace. Vedete la sfumatura di queste mattonelle che indico, no? Che è una sfumatura un po' random, quasi. Di solito si usa una sfumatura a scacchiera, come la chiamo io. Invece questa è più random, per dare l'idea di sporco, comunque di un'ombra. Cosa che invece ho visto poco. Io tutti i giorni mi stavo informando, visto che sono un disegnatore, riesco a fare anche dei sprite in pixel, no? Ho visto dei tutorial moderni, la gente non le fa più queste cose. Queste sfumature così, un pixel sì, un pixel no, capito? A scacchiera, dà molto più l'idea di. L'SNK usa una scacchiera precisa, come nei suoi sprite, ho visto. Cioè, dà molto più l'idea di sfumature. Dopo diventa campiture piene, che magari potrebbe essere meno efficace su certi sprite. Però vediamo che anche le campiture piene è un bello stile, è una specie di. Come posso dire, di antenato del cel shading, si può dire. Comunque non dovrebbe mancare molto. Se non sbaglio c'è un altro. Ecco. Ancora ci vuole. Perché l'altra volta anch'io pensavo fosse qua il boss, ma ancora un paio di scenari ci sono. Perché se non sbaglio andiamo ancora all'aperto. Chi è che ha portato i barili con l'olio qui? Dai, per favore. Vabbè che c'hanno l'ascensore. Un po' di uva. Ecco. Vediamo se riesco a intrappolarlo qui, tipo. Oh, beh sì, anch'io. Lo chandelier. Come si legge? Mamma mia, quanti siete? Poi gli sprite più forti, cioè quello con la giacca di pelle, Axel che è fortissimo, è l'unico che si para, mi pare. Poi abbiamo i big boy che ti caricano. Poi un po' di zoppini normali che comunque fanno il loro gioco. Eccoli, i miei preferiti. Un altro, mi è venuto in mente un altro picchiaduro che non sono riuscito a emulare, infatti però volevo mostrarlo nella rubrica. È Zombie Revenge della Sega, fighissimo. Della Sega, anzi, perché devo dire così, si dice Sega.
so che suona male, detto da un italiano. Adesso non è utile sapere come si chiamava quel tizio giapponese che faceva lo sponsor per la Sega. Che era un artista marziale, com'è che era? Segata Sashiro, non ho idea, non mi viene in mente. Comunque, perché lui si chiamava Segata, allora faceva lo sponsor, non mi ricordo. Vabbè, da noi del Mega Drive c'era, cosa, come si chiama? C'era Ricalà, Ocho. Per fortuna che non ero nato. Oppure c'avevo 3 anni, non lo so. Io questi perché li ho conosciuti, questo tipo di giochi, quando ero piccolo, grazie a mio fratello che installava gli emulatori e mi ha fatto appassionare anche a dei giochi più vecchi di me. Vabbè, questo c'ha l'età mia preciso, Però il mio gioco preferito, sempre il mio gioco coetaneo, è Strider. Strider è proprio il mio gioco preferito di sempre. Proprio mi piace proprio lui, è spettacolare Strider. Poi lo ripeterei, poi non voglio dire informazioni perché ci sarà anche lui nella rubrica di giugno, capolavoro. Che già era molto avanti per quel tempo. C'erano poi dei cloni tipo Osman, che si chiama Cannon Fodder, no, come si chiamava il clone di Osman comunque. Saluto Osman se ci sta scrivendo, perché oltre ad essere il nome del gioco è il nome di... di un barista nostro amico, che anche lui non so se è appassionato di queste cose. Bello, quando mi piacciono ste statue, anche le colonne con le statue in rilievo, insomma. È notte, ecco, io mi sono preso un candelabro in testa, un lampadario, volevo dire. Qua ci si ricarica per il boss finale, giusto? Oh no, sei tu che hai rapito Jessica, eccola lì, Belger bastardo. Ma non è giusto picchiare un disabile, ma lui è un falso invalido, quindi a maggior ragione lo dobbiamo picchiare. Eccolo, vedi che sta in piedi? Madonna, cos'è un mitragliatore quella balestra? Ma questa la si può rompere, sì. Cioè, pensa che cattiveria. Jessica sta lì. Chiaramente quando è stata rapita era ben vestita. Ma io non ho capito, mi ha preso un dubbio, si è vista, l'abbiamo vista, no? La presentazione. Ma non mi ricordo Jessica incatenata. Oh, me ero distratto io mentre settavo delle cose. Che uno degli sprite più belli che ci sia. Che poi volevo dire se c'avevamo la versione censurata o meno. Poi dopo allora, se mai vi faccio ripetere la presentazione. Mamma mia. Dai, adesso calcio volante e giù dalla finestra. Sì, siamo tutti amici. Il padre va giustamente subito a vedere come sta la figliuola. Sono grato che nessuno ti abbia fatto del male. Mi dispiace, Jessica.
Comunque, tra l'altro, il boss finale c'è sull'artwork in alto a sinistra, mi sono accorto adesso. Bella sta soundtrack. Vedi il nasone di Cody, non è che mi fa impazzire. Vedi sti sprite un po' così, però sono belli, eh. Akiman, grande. Che poi, se non sbaglio, questi artwork intorno sono di Akiman. Character designer di... anche di Street Fighter. Guarda quanto sono ipertrofici, ma questo è un tema ricorrente. L'ipertrofia. La gelosia, capito? Questo mi ha sempre fatto ridere che per la gelosia lui gli fa una combo completa, capito? Applausi. Come primo, dico, ho superato il mio precedente record. Adesso voglio ripetere un attimo la presentazione, se possibile, perché poi la userò anche come screenshot, tipo di loro, non lo so. Se appare, vediamo. Ce la riguardiamo. Il nuovo eletto è former Street Fighter Mike Haggar, grandissimo. Hagar appare anche comunque in Marvel vs. Capcom 3, se non ce l'ho pensato. Squilla il telefono. Qua mi ricordo faceva vedere la figlia rapita, ma io prima, ora che ero distratto a settare delle cose per la live, non mi sono accorto. Not so fast, Mike. Turn on your TV. C'è lui, però mi ricordo la faceva pure vedere. Eh no, vedi, c'è solo Damned. Quindi niente, è una versione ancora così. E comunque, grazie per essere stati con me e ci vediamo al prossimo episodio. Intanto parte la demo e vi ringrazio. Spero che abbiate gradito. Fatemi sapere anche su YouTube se la guardate in differita. Ah, beh, c'è anche il profilo dei personaggi. Vedi, il Master Ninjutsu. Da lì guardiamo a questo punto. Cody, Martial Art Equist, è buono con i coltelli. E Agar fa questa mossa in più, il pile driver. Lui è un wrestler. Backdrop e pile driver. Si può giocare anche in due o in tre in alcune versioni e così. Comunque vi ringrazio per essere stati con me. E ci vediamo al prossimo picchiaduro bidimensionale questa volta. Bom. Bom bom.